Eccoci qui con HTC One X collegata alla TV ad alta definizione tramite cavo MHD, quindi sfruttiamo la funzionalità di HDMI Mirroring, ovvero la possibilità di visualizzare su una TV grande ciò che vediamo sullo schermo del nostro smartphone, quindi fare ciò che facciamo normalmente su smartphone su una TV ad alta definizione. Il primo impatto è molto buono in quanto non ci sono lag assolutamente di interazione, si interagisce alla grande, tutto risponde alla perfezione. L'assenso si predispone subito in modalità landscape, quindi orizzontale, e inoltre non abbiamo gli angoli mangiati. Lo specifico perché ci sono smartphone che presentano questo tipo di difetto quando sfruttiamo la funzionalità di HDMI Mirroring. Nel caso di One X assolutamente no. Possiamo appunto fare qualsiasi cosa facciamo normalmente su smartphone. Ad esempio, vogliamo leggere delle notizie su Mila News, possiamo tranquillamente farlo. Oppure, se vogliamo, ad esempio, entrare nella galleria per rivedere magari delle foto scattate, ad esempio, durante le vacanze, quindi da far vedere parenti o amici, possiamo tranquillamente farlo in maniera molto comoda. Questa è una foto scattata da One X, vedete come le macro vengono anche molto molto bene. Lo slide all'interno della galleria è molto veloce, istantaneo, anche qui non ci sono assolutamente problemi di lag. Vediamo qualche altra foto, magari questa dell'alba, scattata sempre da One X. Naturalmente possiamo vedere anche film ad alta definizione, quindi video in Full HD, com'è questo. La fluidità è ottima in quanto abbiamo a che fare comunque con un processore quadruple, quindi si esalta enormemente nell'ambito multimediale, quindi nella visualizzazione dei filmati in Full HD, e anche passare da un frame all'altro faccio vedere come è di fatto istantaneo. Altra cosa bella da fare sfruttando l'HDMI Mirroring è sicuramente la navigazione web. Ad esempio, andiamo sul centro. Vedete come la resa è ottima, è anche piuttosto fluida, devo dire. Ovviamente non c'è nemmeno la necessità di zoomare in quanto i caratteri sono super leggibili su una TV 40 pollici. Ovviamente, se qualcuno ha qualche problema di vista, possiamo anche zoomare col clic su zoom. Altra cosa molto bella da poter fare sfruttando questa funzionalità è giocare. Vi faccio vedere Sonic 4 Episode 2, che è la versione ottimizzata per Tegra 3, ovvero sfrutta la GPU GeForce del Tegra 3. Ecco, qualche volta abbiamo questo piccolo problemino, qualche volta sembra che perde la connessione video. Probabilmente, oddio, non so se sinceramente il problema è il cavo del One X, però capita.
quindi vedi anche com'è giocare, molto bello, anche perché ad oggi cominciano ad esserci anche tanti giochi Android belli graficamente, molti sfruttano l'alta definizione, quindi sono sicuramente molto belli e piacevoli da giocare su uno schermo grande. Quindi questo era HTC One X collegata alla TV ad alta definizione tramite cavo MHL, quindi se volete sfruttare al massimo il vostro One X in ambito multimediale potete farlo appunto questo cavo, tramite questo cavo. Niente, questo è tutto, vi rimando al prossimo video, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!